presento, mi chiamo Fannitano Marco, 57 anni compiuti e sono appassionato di calcio e innamorato in maniera viscerale della Roma. Roma che seguo da 50 anni, tutti vissuti allo stadio, in curva sud. Ora vorrei dare la mia opinione sulla partita della Roma di domenica con il Brescia. Nel primo tempo sembrava di rivedere la Roma di Parma, involuta e apparentemente stanca, ciò giustificato in parte dalle tante partite giocate, con 9 undicesimi sempre in campo. Anche perché il Brescia, con 8 uomini sotto palla, rendeva ancora più difficile il compito della Roma. Nella ripresa invece, il complice una presumo strigliata dell'allenatore, le cose sono cambiate. La Roma, la stessa Roma, metteva più intensità e voglia di vincere. Così è bastato un gol, seppure un po' fortunato, di Smalling a cambiare definitivamente le cose. E da quel momento la Roma è stata padrona del gioco, segnando 4 gol, 2 annullati e creando tante occasioni da rete. Così abbiamo preso 3 punti importantissimi per la zona Champions. Ora la testa va prima in Turchia, dove la Roma deve e può chiudere il discorso qualificazione battendo la squadra turca, per poi pensare alla trasferta di Verona, apparentemente semplice, dove io invece vedo molte insidie, perché la squadra di Juric gioca un buon calcio ed è molto aggressiva. Vi ringrazio di nuovo per avermi ascoltato.